Pronto? È Esther, sto arrivando, sei pronta? Sì, dammi una mezz'ora e arrivo. Senti, hai saputo? Carlotta, mi sono appena svegliata. Il figlio della Turco, hai saputo com'è morto? È stato completamente sventrato. Esther, ci sei? Sei svenuta? Ti Sì, ci sono. Va bene, dai, fammi andare a preparare. aspetto fuori. Ok, ci vediamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Guarda come ti presenti in ufficio. Sei il mio fiore, scusami. Dove corri? Ad un funerale. Hanno ucciso il figlio della mia tutor. E pare anche brutalmente. Stanotte ho fatto il solito incubo. Sembra così reale. Questo è tutto lo stress che ti procura tua madre. Esther, sei conciata male. Che lavoro è il call center? Scegli sempre l'uomo sbagliato. Amore, io vado. Niente, niente, arrivo, arrivo. Politica interna. Domani avverrà la consultazione per Ciao, amore. sul nuovo governo. Come va? Si rende necessario un programma per la disponibilità alla maggioranza e un governo senza particolari riserve. E passiamo alla cronaca. Ancora un caso di omicidio indiscriminato. La comunità rimane sgomenta. Si pensa a un serial killer. Si attendono aggiornamenti della scientifica. Il mondo sta andando a rotoli. Dannata del dollaro. In attesa di conoscere il nuovo governo, la decisione è quella di predisporre. Una forza è stata Qui è luce.
Sa chi ha piantato il noce? Il noce qua fuori. La proprietaria. Esther. Fammi vedere. Vabbè, amore, non è niente. Ti prendo un cerotto. Ma le pillole le prese? Sì, le ho prese, sì. Oi. È passato. È andato via? Sì. Andiamo a dormire. Esther, ti stavo aspettando. Sì, sono in ritardo, scusa, ho avuto una nottataccia. Vuoi sapere le ultime? La Turco è stata ricoverata in psichiatria, ha detto la direttrice. E dell'omicidio hai saputo? Carlotta, ti prego. Che buon profumo che hai. Che cos'è? Non lo so, penso un vecchio regalo di Pablo. Certo, ne ha di gusto il tuo ragazzo, eh? Mamma, che succede? Esther, ti ho chiamato 10 volte. Mamma, stavo lavorando. E certo, tu quello lo chiami lavoro. Dopo tutto quello che ho fatto per te, ecco come ti sei rivista. Mamma, mi ha chiamato 10 volte per dirmi questo? Anche. Comunque, hai sentito dell'ultimo omicidio? Era il figlio della nostra vicina, ti ricordi di Silvia? Pare che abbiano ritrovato il bambino sventrato sul tetto della sua casa. È orribile. Sì, mamma, sì, è orribile, sì. Senti, mamma, io sono stanca. Voglio soltanto tornare a casa. Ci sentiamo domani? Va bene, va bene. Ok, grazie. Ciao, ciao.
Micetta. Ciao, amore. Non ti ho sentita tornare. Stai uscendo? Sì. Sono anche in ritardo. In ritardo per cosa? Esco e rimango fuori a cena. Non te l'ho detto. No, non me l'hai detto. Ciao. Con chi vai a cena? Pablo, con chi vai a cena? Rispondimi! Esther. Levat. Con una certa Micetta, per caso? Io non ti devo dare giustificazioni. E invece sì. Che cazzo è mia? Pablo! Dove cazzo vai? Pablo! Pablo, dove cazzo vai? Pablo! Sei uno stronzo! Thank you.
tentare di omicidio. Si tratta di un minore ritrovato sventrato dalla madre, una barista poco più che ventenne, che ora è sotto cure psichiatriche. La polizia continua i sopralluoghi sul posto dell'omicidio. Non ci sono per il momento aggiornamenti rilevanti ai fini dell'indagine. Rapina stavolta in banca. Un giovane che aveva rapinato la gestione della banca è rimasto ucciso mentre stava fuggendo su una macchina inseguita dalla polizia. Estero, arrestato presunto capo della banda del sequestro. Scusami, Esther. Io non lo so che cosa mi ha preso, sei la donna della mia vita. Ho fatto l'ennesima cazzata. Sono davvero la donna della tua vita? Sì, Esther. E l'altra? Io voglio solo te. She came.